Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 8 marzo, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Giornata produttiva, libera da guai. Bella giornata produttiva questo mercoledì per voi, con Marte nella vostra sesta casa, quella dove si sgobba ma con soddisfazione. Doppia anche sul fronte pecuniario, perché Saturno, che finora vi ha blindato le casse, a metà giornata farà valigia per traslocare nel segno amico dei pesci, dove già soggiornano il Sole e Nettuno fantasiosi, ottimi ispiratori di pensieri profondi e progetti costruttivi. Benone gli studi, i viaggi, gli affari, garantiti dalla Luna piena in Vergine, amica di Urano e del vostro inquilino Plutone. Tutte dritte, bella figura a un esame, vittoria in un colloquio di selezione. Piacevolissimi stasera anche gli svaghi, condivisi con la persona del cuore e i vostri meravigliosi ragazzi, ribelli ma svegli, geniali e tanto simpatici. Una donna davvero pericolosa, cattiva, malvagia che si potrebbe insinuare sulla vostra strada e determinare pericoli e problemi. Una donna che calunnia, maldicente, triste, che trama o potrebbe tramare alle vostre spalle. Liberatevi presto della tante cattiverie che circolano sul vostro conto, fate una selezione accurata tra gli amici e scegliete solo quelli veramente fidati e fedeli. Una donna rivale in amore o che procura guai per la coppia. Nettuno oggi vi consiglia di non confidare le vostre idee e progetti, questi potranno realizzarsi solo se resterete riservati e se saranno meno possibile le persone che conosceranno i vostri progetti. Se davvero non sapete tenere a freno la vostra voglia di rinfacciare a una persona le sue mancanze, sappiate che anche voi avete qualcosa da farvi perdonare. Sappiate essere docili alle ispirazioni del buon senso. È tempo di chiarire con qualche amico la vostra posizione, meglio essere chiari che al centro di malintesi. Non temete il confronto. Bene gli acquisti fatti anche via web, occasioni da cogliere a volo e buoni affari in vista. Solo scegliete con cura da chi comprare. È il momento di accantonare i doveri e di concedervi coccole e passione senza pensare a quello che accadrà domani. Buone nuove per chi cerca un lavoro, concentratevi oggi su alcune proposte ed elaboratele. Per chi svolge un lavoro autonomo potrebbe oggi maturare un'occasione irripetibile. Quante volte avreste desiderato restare soli con il vostro partner e parlare con il cuore e sentirvi compresi? Sappiate che il sodalizio di Venere e il Sole oggi potrebbe propiziarvi proprio ciò che desiderate. Se attendete un ritorno d'amore potreste avere una lieta sorpresa se nati tra le 9 e le 14 di giovedì e sabato. Ritardi in comunicazioni telefoniche o per email. Avrete una discreta tregua con alcune persone con cui avete rapporti tesi e vacillanti. Alcune considerazioni che potreste fare alla loro presenza contribuiranno a determinare un clima più sereno. Avete l'energia giusta in questo periodo per osare e per rischiare, anche laddove vi sentite meno sicuri, per cui non lasciatevi intimorire dai pareri negativi ed eventuali di qualche amico, se non provate in prima persona non imparerete mai. Non mancheranno novità positive a livello economico e vi sentirete in ottima forma fisica. Splendide le novità in campo sentimentale. In amore vivrete una fase decisamente felice. Auspici benefici sulla vita familiare e amichevole arrivano in questa giornata di inizio primavera da parte del pianeta Saturno, a toccare in maniera tecnicamente positiva il vostro segno da quello dei pesci. Il pianeta vi regala un'ottima disposizione d'animo, la capacità di entrare in sintonia con i componenti dell'habitat familiare. La volontà di armonizzare i rapporti. Dalla vostra ci sono ben 7 pianeti a sorreggervi e per la cronaca, sono, Plutone, Nettuno, Urano, Saturno, Giove, Mercurio, il Sole e la Luna. Tra le attrici italiane del vostro segno ecco a voi la sensuale e teatrale Monica Guerritore. Bel trigono di terra quello che collega il vostro inquilino Plutone con Urano in Toro e la Luna piena realista in Vergine, mentre il Sole abbracciato all'immaginifico Nettuno in Pesci vi regala un fantasioso sestile. Sogno sì ma senza esagerare, perché nel segno nel pomeriggio ci entra Saturno, esemplare di concretezza,
liberando finalmente la vostra seconda casa dove per 3 anni non ha fatto che tirarvi i cordoni della borsa riducendo le vostre sostanze al lumicino. Se qualche difficoltà toccherà anche voi saranno rallentamenti nei trasporti, sciopero dei mezzi, l'auto che fa i capricci. Inoltre la giornata sarà particolarmente impegnativa sul lavoro come indica Marte Battagliero in sesta casa, responsabile anche di tensioni con i colleghi e di qualche sporadico stato infiammatorio. Amore ed Eros. Coppia serena tra B e i ricordi e ideali condivisi, non vi occorrono lunghi giri di parola. Vi capite al volo grazie a una sensibilità affine e all'ottima conoscenza reciproca costruita nel tempo. Qualunque desiderio cogliate insieme, un figlio, un quattro zampe, una casetta di vacanza, avete tutti i numeri per realizzarlo in tempi brevi. Fantasie sì ma avulse dalla realtà, non siete abituati a fare il passo più lungo della gamba. Ti piace amare, vuoi un amore alla massima potenza. Non nascondi nulla e saresti capace di urlarlo anche al mondo. Vuoi qualcuno che ti voglia bene davvero ma sai che è difficile trovarlo al giorno d'oggi. Se avete una relazione di lungo periodo un bel Plutone che congiunge armonicamente il vostro segno fa la fortuna del vostro rapporto, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 18 al 20 gennaio. La capacità di costruire, mettere mattone su mattone le fondamenta della relazione, capire che esistono momenti sì e momenti no e per questo non scoraggiarvi e mollare la presa, fanno tutti parte dei doni che Plutone ha in serbo per voi. Lavoro e denaro. Giornata di grandi ispirazioni, mutuate magari dalla letteratura, dal cinema o dall'osservazione della natura che lentamente torna ad aprirsi al sole in un fermento di rinascita. Ci vorrà del tempo ancora, ma voi ne avete, non siete impazienti. Vi piace studiare con calma assimilando la materia e anche i vostri progetti col giusto mix di fantasia e concretezza reclamano lunghi ripensamenti e magari qualche modifica in corso d'opera. Cinema e lettura e passatemi serali, c'è spazio anche per la cucina e il bricolage, sempre che il lavoro oggi non vi abbia troppo sfiancati, ma se coltivare le vostre passioni perché no? Bella serata in famiglia o invitando da voi amici per vedere insieme un film. Piccoli piaceri sufficienti però a svelare la verità, non siete affatto eremitici come vi siete sempre dichiarati, soltanto selettivi con le compagnie che frequentate. Vorreste far tutto da soli, poiché non vi sentite capiti da chi lavora con voi e quindi preferite sbrigare le cose con le vostre mani. Ma riuscite a sostenere il peso di tutta questa situazione? Tenete testa a una difficoltà che emerge questa mattina in ufficio. Soltanto voi riuscite a gestirla con sapiente pazienza, razionalità e diplomazia, in particolar modo se siete nati dal giorno 3 al 13 gennaio. Benessere. Qualche stato infiammatorio peregrino non vi disturba più di tanto, limitandosi all'albero respiratorio, un colpo di tosse, uno starnuto, un bruciorino di gola, specie se ai primi di marzo ve ne andate già in giro vestiti da spiaggia. Quisquilie. Vi sentite bene e mangiate con gusto ma senza esagerare. Se siete stati in ballo a lungo col dentista oggi avete un buon motivo per festeggiare, finalmente un sorriso perfetto e smagliante, via l'apparecchio, il bite, tutto quanto vi ha curati ma anche infastiditi. Siete bellissimi e ve lo conferma anche lo specchio, quel chiletto in più che trovate disdicevole non vi sta male anzi, somigliare a un chiodo non è esattamente sexy. Con le energie astrali di oggi in gioco, potresti sentirti estremamente sensibile. Se ti è pesante pensare, forse potresti prenderti un po' di tempo per te stesso e fare qualcosa di rilassante. Per lei, sorpresa, arriva il pupo atteso da tempo e ora che vi eravate rassegnate all'idea ecco qua l'annuncio dell'erede. Bando al risparmio, stasera si festeggia con lo champagne. Per lui, trattativa fruttuosa. Non solo perché siete abili nel maneggiare il denaro e nel trattare il cliente, l'intuizione giusta vi arriva dalla pancia e la novità è che oggi vi decidete a darle retta. Colore delle emozioni, verde smeraldo. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 10, finanze, 9, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video.
Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.